Ragazzi, oggi parliamo di street photography. Ciao a tutti, bentornati qui sul canale. Sono contentissimo di ritrovarvi anche oggi qui insieme a me, perché oggi andremo a parlare di un argomento molto molto interessante. Il mio nome è Giuliano Di Paolo, sono un filmmaker, fotografo, content creator, e in questo canale parliamo di content creation, ma parliamo anche di mindset e produttività. Quindi se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale. Procediamo. Argomento del giorno: street photography. Qualche mese fa, un paio di mesi fa, abbiamo pubblicato un video molto interessante sulla urban photography, fotografia urbana, che è una nicchia della street photography. Quindi volevamo proporvi oggi un video che andasse ad abbracciare in generale il tema della street photography. Che cos'è la street photography? È una fotografia che va a documentare la vita, la società, le persone all'interno dell'habitat strada. È una tipologia di fotografia spontanea dove andiamo a scattare senza chiedere il permesso per poterlo fare, o almeno nella maggior parte dei casi. Di cosa parliamo oggi? Di strumenti, impostazioni, attitudine e consigli. In tantissimi canali si parla tantissimo di tecnica, di gear, di strumenti, però non dimentichiamoci che l'attitudine è quello che va a differenziarci, che ci permette di creare fotografie eccezionali. Primo tip: choose the right lens. Scegli la giusta lente. C'è questo dualismo, c'è una tensione tra prime lens e zoom lens. Questo dibattito dove c'è chi va in una direzione, chi va in un'altra. Noi qualche settimana fa siamo andati per l'appunto a fare una sessione fotografica di street natalizio e abbiamo utilizzato due corpi macchina, Sony A6500, Sony A7III, APS-C full frame, e abbiamo utilizzato diverse lenti. Con me Walter e Gabriele, che è oggi dietro la camera, e voglio riportarvi quella che è la mia esperienza e voglio riportarvi fondamentalmente la distinzione, i pro e i contro di utilizzare una prime lens piuttosto che una zoom lens. Allora, quando andiamo a utilizzare una prime lens, e nel caso specifico della sessione fotografica di qualche settimana fa abbiamo utilizzato un 35 mm sulla PSC e un 85 mm sulla full frame, solitamente andiamo a parlare di lenti molto molto performanti, perché sono lenti molto veloci, che hanno un'apertura di diaframma piuttosto importante, fino a un 1.8. Questo cosa significa? Che potremo scattare in condizioni luminose difficili, che avremo una maggiore profondità di campo, ma avremo il downside, il limite di doverci muovere per raggiungere il frame perfetto. Mentre sulle zoom lens abbiamo per l'appunto un limite di una lente meno performante in termini di diaframma. Sulla 16-35 abbiamo utilizzato, abbiamo il limite del 2.8, mentre sulla 18-105 il range parte da f4. Quindi ovviamente avremo una condizione più difficile per realizzare scatti in bassa luminosità, una condizione più complessa per ottenere una grande profondità di campo, però avremo il grande vantaggio per l'appunto di scegliere il soggetto e, senza doverci muovere fisicamente, andare a catturare il frame esatto che vogliamo realizzare. Quindi non è vero che esiste una lente perfetta, dipende dal momento, dipende dalla situazione, dipende anche molto dal vostro approccio. Secondo punto: camera settings. Quando parliamo di street photography parliamo di istanti, secondi, frammenti. La capacità sta nel catturare un momento che da un secondo con l'altro potrebbe non esserci più. Quindi spesso quando si parla di street photography si parla di utilizzare una priorità di diaframma. Questo perché? Perché noi andremo a impostare semplicemente il diaframma e l'ISO, mentre la camera si occuperà di white balance, focus e shutter speed, quindi tempi di esposizione. Questo perché? Perché meno parametri andiamo a toccare, più velocemente possiamo concentrarci semplicemente sullo scatto, sul momento, sull'istante che vogliamo catturare.
Terzo punto, avvicinarsi al soggetto. Avvicinarsi al soggetto è molto importante perché spesso dobbiamo andare a catturare, a raccontare delle emozioni, e più siamo vicini al soggetto, più possiamo dar vita alle espressioni del volto del soggetto stesso. Per far questo abbiamo tre opzioni. La prima, utilizzando una prime lens, dovremmo necessariamente avvicinarci al soggetto fisicamente. La seconda, utilizzando una zoom lens, avremo un'escursione zoom a seconda della lente che utilizziamo. Però attenzione, la terza, che è molto dibattuta, però secondo me è altrettanto interessante come tecnica da utilizzare, è quella di croppare l'immagine. Molti storceranno il naso quando sentono parlare di crop. In realtà il crop è una tecnica semplicissima e utilissima che va semplicemente a permetterci di dare un focus specifico al soggetto che andiamo a scattare. Quindi se utilizziamo camere che partono, non so, da un 24 megapixel in su, perché non dovremmo croppare l'immagine? Quarto punto importantissimo e scontato, ma poi non così tanto, è: porta la camera ovunque con te. E questo, attenzione, è anche il motivo per cui oggi gli smartphone sono così importanti. A prescindere che si tratti di street photography, il concetto è catturare il momento, catturare l'immagine col migliore strumento che hai a tua disposizione. Quindi ovviamente se sarà uno shooting preparato andremo con le nostre camere da 5.000 euro, ma se ci troviamo in una condizione interessante e non abbiamo nient'altro a portata di mano, è ovvio che il telefono è lo strumento migliore. E a tal proposito, usa la camera come una tua estensione. Voglio dire, cerca di fregartene dell'imbarazzo, della paura, di quella tensione dove probabilmente vorresti realizzare uno scatto ma non lo fai. Non lo fai perché hai paura del giudizio, perché hai paura di essere cacciato, perché hai paura di uno sguardo non così positivo. Quindi utilizza il sorriso. In casi magari complessi chiedi il permesso, e se una persona o una situazione non ti permette di scattare, semplicemente non farlo. Con Gabriele Walter, per l'appunto pochi giorni fa, abbiamo rischiato una rissa con un clochard perché non voleva giustamente che scattassimo delle foto al suo cane. E c'è da comprendere e da rispettare quello che è il volere del soggetto, che spesso è un soggetto involontario, ma nel caso diventasse volontario, ok, cerchiamo di essere educati, rispettosi e di utilizzare il sorriso come arma vincente. Sesto tip, scatta da diverse angolazioni. Attenzione, parliamo di composizione, ma quando intendo scatta da diverse angolazioni non voglio semplicemente dire scatta dal basso, scatta dall'alto o semplicemente vai a cambiare l'angolazione della camera. Intendo cerca di trovare qualcosa di inusuale. Ad esempio potresti utilizzare le persone come cornice per il tuo frame, potresti utilizzare un palo o una colonna che vanno a nascondere o a evidenziare parte di quello che è il focus della fotografia. Insomma, cerca di trovare delle idee creative per far sì di suscitare delle emozioni, ma soprattutto di raccontare una storia, e lo storytelling sappiamo che nella fotografia avviene attraverso l'immagine, in un modo non necessariamente comune. Settimo tip, scatta in condizioni di luce o in condizioni climatiche differenti. Noi siamo andati a scattare pochi giorni fa e faceva un freddo cane, ci siamo realmente congelati. È stato divertentissimo, ne è valsa la pena, però il discorso a cui voglio arrivare è che sicuramente condizioni luminose o condizioni temporali differenti vanno a trasmettere emozioni e vanno a raccontare storie differenti. Sicuramente una foto con la neve non ha lo stesso significato di una foto con la pioggia o col sole. Quindi cerchiamo di comprendere che la fotografia non è solo il contesto, ma è ciò che è compreso all'interno del contesto. Le condizioni climatiche e le condizioni luminose sono una parte importantissima del contesto. Ottavo tip, utilizza l'editing come arma vincente per i tuoi scatti. Anche qui ci sono diverse scuole di pensiero. C'è chi dice che la fotografia è semplicemente saper realizzare uno scatto. Io non sono assolutamente d'accordo. La fotografia è 50% lo scatto e 50% l'editing. Perché se è vero che un ottimo scatto necessita di un minimo di editing per essere interessante, è altrettanto vero che spesso, non sempre, ma uno scatto mediocre con un ottimo editing può diventare uno scatto molto 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 interessante, può trasmettere emozioni incredibili. Quindi non andiamo a sottovalutare questa cosa, ma cerchiamo di comprendere che l'editing, il cropping, la color correction o qualsiasi parametro possiamo andare a settare o impostare in Lightroom o qualsiasi altro software di editing utilizziamo, va a impattare in modo drastico l'esito della nostra foto. Nono tip, la qualità dell'immagine è importante, ma attenzione, lo storytelling è ancora più importante.
importante. Questo in realtà è un principio applicabile in qualsiasi tipologia di fotografia, ancora di più nella street photography, perché la street photography, come dicevamo all'inizio, è una fotografia spontanea, una fotografia che nasce all'istante, è una fotografia che viene catturata da un'ispirazione che in un secondo potrebbe esserci, il secondo dopo potrebbe non esserci più. Quindi questo è anche il motivo per cui spesso uno scatto con uno smartphone o con una GoPro a volte può rivelarsi vincente e addirittura superiore ad uno scatto realizzato con una camera professionale. Questo perché se raccontiamo il momento giusto, se scattiamo la fotografia giusta e il tool che utilizziamo non è per l'appunto un tool potente o versatile come potrebbe essere una camera professionale, è altrettanto vero che se andiamo a paragonare un'immagine di uno smartphone che cattura e racconta certe emozioni piuttosto che un'immagine tecnicamente perfetta realizzata con una camera professionale, è molto probabile che l'immagine con lo smartphone andrà a vincere. E attenzione, decimo e ultimo tip, ricordiamoci che la fotografia, a prescindere che tu sia un professionista o meno, deve divertirti. Non solo deve emozionarti, ma deve divertirti. Infatti il consiglio che voglio darti è quello di organizzare il più possibile eventi, momenti, contesti da condividere con altri fotografi o altri appassionati come te. E a tal proposito, attenzione, abbiamo creato un gruppo Facebook che si chiama Content Creators Italia. Se ancora non sei iscritto, vai a iscriverti immediatamente. Ti lascio il link qui sotto in descrizione. È un gruppo dove parliamo di fotografia, parliamo di filmmaking, parliamo di un sacco di cose interessanti e mi farebbe molto piacere che tu partecipassi a questo gruppo. Come sempre, se il video ti è piaciuto, metti un bel like, pollice in su, commenti, vammi per cortesia ad elencare i punti su cui sei d'accordo e anche quelli su cui non sei d'accordo, altri pro tip che vuoi suggerire ad altri creators come noi. Iscriviti al canale se ancora non l'avessi già fatto. Noi come sempre ci vediamo la settimana prossima. Un fortissimo. We don't feel like it.